Passando sotto Mercurio, e forse non è un caso, si accede a una sala molto più piccola, luogo presumibilmente riservato a trattare affari privati. La stanza presenta un soffitto a cassettoni suddiviso in forme geometriche, con all'interno motivi floreali in rilievo e vegetali dipinti con tinte monocromatiche su sfondo blu o rosso, dove Don Salvatore Bermudez ci tiene a sottolineare che ci ha messo le mani. A filo del soffitto una cornice corre lungo la parete, dove vengono ripresi motivi mitologici affrescati dal senese Baldassarre Peruzzi intorno al 1508, lo stesso che ricordiamo ha progettato la villa e dipinto il soffitto della loggia di Galatea. Entrando, di fronte si riconosce una ninfa che se la deve vedere con dei satiri. Bacco e Baccanti, il satiro Marzia, sconfitto pare con l'inganno da Apollo in una gara musicale, mentre viene scorticato vivo per punirlo della sua superbia, e a seguire la storia di Meleagro, in cui, ispirandosi all'episodio dell'ottavo libro delle Metamorfosi di Ovidio, si racconta la caccia a un cinghiale spaventoso, inviato da Artemide offesa da mancate offerte, caccia a cui partecipa una fanciulla, Atalanta, mal sopportata dagli altri cacciatori, ma non da Meleagro, che segretamente si innamora tanto da offrirle, una volta abbattuto il bestione, pelle e zanne come trofei, così da suscitare l'ira degli zii che seguono la sorte del cinghiale, assassinati da Meleagro stesso, provocando così una faida familiare con altre ammassatine di parenti. A questo punto, le parche, che avevano assistito alla nascita predicendo la sua morte quando il tizzone che bruciava in quel momento sul fuoco fosse stato interamente consumato e per questo spento e accuratamente nascosto dalla madre, fanno visita a quest'ultima, di nome Altea, e la invitano a gettare il tizzone nel fuoco, cosa che Altea, incollerita per l'uccisione dei fratelli, esegue, salvo poi pentirsi quando Meleagro muore. L'ultima scena della parete vede Orfeo con uno strumento simile ad una viola che con le sue melodie incanta gli animali. Orfeo ed Euridice risospinta nell'Ate dopo che Orfeo si volta a guardarla, per cui, decidendo di non accompagnarsi mai più con altre donne, magari preferendo i fanciulli come suggerisce Ovidio nel libro decimo, viene definitivamente steso a legnate da un gruppo di seguaci di Bacco. Rete successiva sono affrescate le imprese di Ercole contro i centauri, quella forse con cui l'eroe ha a che fare prima della cattura del cinghiale di Erimanto. Poi, separate dai tronchi d'albero, le scene Ercole e il leone di Nemea, l'uccisione degli uccelli del lago Stinfalo, Ercole e l'Echidna, metà donna e metà serpente, la mamma del leone di Nemea, dell'idra di Lerna, di Cerbero e altre mostruosità. L'eroe che mette a cuccia Cerbero, il re Diomede dato in pasto alle sue cavalle che gradiscono, e mentre uccide l'idra di Lerna e poi a seguire Ercole contro il toro di Minosse e contro Anteo, il gigante, che essendo figlio di Gea, la terra da cui traeva la forza, dovette essere ucciso sollevato dal suolo. E infine la lotta con Gerione, a cui Ercole ha rubato i buoi, che non si vedono, per cui ci dobbiamo fidare. Nella parete successiva troviamo ancora a completare il ciclo Ercole che sostituisce Atlante nel sostenere la volta del cielo e con il cinghiale di Erimanto. Una statua femminile chiude la saga Eraclea, che come abbiamo visto presenta solo 9 delle fatiche canoniche ed altri 3 episodi. Di certo ad Agostino Chigi Ercole piace molto, se lo fa affrescare più volte, anzi a ben guardare mi sembra che se lo fa anche assomigliare, almeno se stimiamo veritiera l'immagine scolpita dal Bernini sulla sua tomba. Andiamo avanti. Sempre scanditi dagli alberi, troviamo 2 episodi sulle scappatelle di Giove. Quella del ratto di Europa con le sembianze di un toro e l'altra con Danae sotto forma di pioggia d'oro che, dato che il dio non usava precauzioni, genereranno rispettivamente Minosse e Perseo. E a seguire l'episodio in 2 quadri che riguarda Semele, altra fanciulla amata da Giove, che gli generò Dioniso.
convinta dalla gelosa Giunone che aveva preso le fattezze della nutrice, a chiedere al dio di apparirle come era davvero, rimanendo così stecchita da un fulmine. Il riquadro successivo mostra la fine di Atteone, un cacciatore che, avendo spiato Artemide nuda mentre si bagnava, viene spruzzato d'acqua dalla stessa dea e si trasforma in un cervo sbranato dai suoi stessi cani. Quattro riquadri sono dedicati invece a Remida e vanno letti da destra verso sinistra. Nel primo, Dioniso, mosso a pietà verso il re che ha avuto la stoltezza di chiedere di poter trasformare ciò che toccava in oro, gli svela come liberarsi dall'incantesimo, bagnandosi al sorgente di un fiume. E a seguire l'episodio in cui assiste alla gara musicale tra Apollo e Pan. E siccome, come ricordo Ovidio nell'undicesimo libro, è di ingegno grossolano e di mente stolta, mette bocca nella contesa, contestando il verdetto che assegnava la vittoria ad Apollo, tanto che il dio, che come gli altri dei è piuttosto permaloso, gli fa crescere due orecchie d'asino. Da notare che anche in questa scena lo strumento di Apollo, la classica cetra, qui è sostituita da una viola. L'ultimo riquadro riguarda un corteo marino, con Posidone, la moglie Anfitrite e il figlio Tritone su un carro, che seguono il corteo che si snoda per l'ultima parete e dove succede un po' di tutto. Amorini che si divertono a pescare, a praticare il surf o a farsi portare a zonzo sul dorso dei delfini, mentre personaggi di tutti i tipi se le danno di santa ragione. Suscita qualche dubbio la presenza di una divinità fluviale, il che ha fatto pensare a un corso di fiume piuttosto che al mare. Quale che sia il significato allegorico delle scene rappresentate, che in qualche modo quasi sicuramente fanno riferimento ad aspetti del carattere del padrone di casa, rimane da un lato il piacere di osservare la capacità sintetica, oltre che pittorica, di Baldassarre Peruzzi nell'illustrare le scene dove sono presenti oltre 150 personaggi, dall'altro il dispiacere di non poterli osservare bene, visto dove sono collocati. Di certo, in ogni angolo della casa traspare quel gusto rinascimentale del ritorno alla classicità rivisitato con i canoni del tempo, di cui Chigi se ne fa interprete non solo. Pensate che la raccolta delle opere di Pindaro fu il primo libro in lingua greca pubblicato a Roma nell'agosto del 1515 in una stamperia messa su a proprie spese da Chigi stesso. La prossima puntata sarà quella conclusiva, dedicata alla sala delle prospettive e alla stanza delle nozze. Come sempre, un saluto da VidLab.